Do subito la parola al relatore per presentarci il parere, prego. Grazie Presidente, colleghi. La Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per merito, sta predisponendo un rapporto di iniziativa che ha come oggetto la promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee e ci chiede un parere. Questo nostro parere affronta tematiche fondamentali per il futuro dell'umanità. La sfida che abbiamo di fronte è alta, nutrire il pianeta, tema fra l'altro oggetto dell'Expo di Milano, l'esposizione internazionale sull'alimentazione e il diritto al cibo appena conclusasi. La premessa, forse scontata ma necessaria, che mi interessa ribadire è che se il ruolo principale dell'agricoltura è quello di produrre cibo, è indispensabile preservare il suolo fertile ai fini agricoli, limitando il consumo e lo spreco di suolo per altri scopi, vedi l'eccessiva cementificazione. Tutto questo anche alla luce dello scenario che abbiamo di fronte. La popolazione mondiale è in crescita e secondo le stime raggiungerà i 9,6 miliardi entro il 2050, con un conseguente aumento della domanda e del fabbisogno di cibo. La risposta a questa domanda deve consistere quindi nell'assicurare un approvvigionamento di cibo sufficiente e sano, preservando nel contempo l'ambiente e le risorse preziose per le future generazioni. Dobbiamo in sostanza produrre di più, ma in modo diverso, con meno utilizzo di acqua, energie, fertilizzanti e pesticidi. Un nuovo modello di sviluppo anche in agricoltura, quello dell'economia circolare, che non ha alternative. Ad oggi la terra impiega un anno e mezzo per rigenerare le risorse che estraiamo e utilizziamo in un solo anno. È necessario inoltre affrontare la questione dei rifiuti alimentari, dal momento che ogni anno vengono sprecati o buttati 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo, mentre 800 milioni di persone soffrono di fame cronica e quasi il paradosso 2 miliardi sono obese o in sovrappeso. In questo senso si rende necessario promuovere programmi di educazione alimentare in ambito familiare e scolastico per una dieta corretta fin dall'infanzia. È indispensabile favorire le donazioni alle organizzazioni caritative degli alimenti invenduti ancora idonei al consumo. È indispensabile definire chiare linee guida sui cosiddetti sottoprodotti dell'agricoltura, diversi dai rifiuti, che possono, per esempio, essere utilizzati ai fini energetici. L'obiettivo che ci proponiamo è di sostenere gli agricoltori nella transizione verso pratiche agricole più sostenibili, con l'intento di aumentarne l'efficienza e la produttività, garantendo al tempo stesso la sicurezza alimentare, quindi la quantità di cibo necessaria, la protezione della salute umana, quindi la qualità del cibo, e il benessere animale nel rispetto dell'ambiente, con una riduzione della perdita di biodiversità, dell'inquinamento e delle emissioni di gas a effetto serra. Come raggiungere questo obiettivo, alto obiettivo? Con la ricerca e l'innovazione puntando sui giovani. Servono opportuni incentivi economici, una più equa distribuzione del reddito nella filiera alimentare e condizioni di mercato trasparenti che includano le indicazioni in etichetta del paese di origine. Per sostenere gli agricoltori nella pratica di un'agricoltura moderna, innovativa, sostenibile, smart, l'agricoltura biologica e l'agricoltura di precisione, informatizzata e robotizzata. L'innovazione e la formazione professionale sono fattori essenziali per il ricambio generazionale, per la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in agricoltura. Bisogna invertire i fenomeni dell'invecchiamento della popolazione rurale e dell'abbandono delle terre, soprattutto nelle zone collinari e montane, che favoriscono i rischi crescenti di dissesto idrogeologico del territorio.
Un ruolo decisivo spetta agli Stati membri che devono investire maggiormente in programmi di ricerca e innovazione e nello sviluppo di nuove agrotecnologie, favorendo lo scambio di buone pratiche e il trasferimento fondamentale dei risultati della ricerca anche alle piccole e medie imprese agricole che sono la maggioranza in Europa e che spesso sono fuori dai circuiti dell'innovazione. Infine, ma non per importanza, la sfida finale decisiva dell'agricoltura del futuro è l'adattamento delle attuali pratiche di gestione agricola e idrica ai cambiamenti climatici. Fondamentale a tal fine è la diversificazione delle produzioni, superando i limiti delle monoculture anche per prevenire le migrazioni. La stima al 2050 è di 200 milioni di profughi climatici. Cari colleghi, a causa dello spazio limitato nel parere mi sono limitato a sottolineare quello che ritengo le principali questioni collegate al tema dell'innovazione in agricoltura. È possibile, perciò, ed anche auspicabile, migliorare e completare la proposta con gli emendamenti, la cui scadenza è fissata per il 27 novembre. Sono sicuro che non mancherete di fornire il vostro prezioso e qualificante contributo. Grazie. Thank you very much, and now...